E questa mattina andiamo ad Andria, in particolare in una masseria fortificata a San Vittore, dove c'è un laboratorio delle seconde possibilità, del riscatto sociale, dove si producono dei taralli che sono davvero molto buoni, ma hanno il sapore del riscatto. Siamo collegati in videochiamata questa mattina con il responsabile del progetto diocesano Senza Sbarre, Don Riccardo Agresti. Buongiorno Don Riccardo, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Allora, lo sa come ho scoperto questo progetto? Andando al supermercato, No, non lo acquistando un pacco di taralli, uno dei tanti taralli, pacchi di taralli che si trovano al supermercato, però quello che mi aveva incuriosito era proprio il logo a mano libera. Allora, ci racconti come nasce questo progetto? Ma nasce facendo il parroco all'interno di un territorio di Andria, un territorio abbastanza difficile dove la malavita aveva creato solo deserto. Io per punizione finisco all'interno di questo territorio inspiegabilmente e lì mi rendo conto che ero una nullità. Dico, se sono finito in questo territorio significa che valgo poco. Poi dopo, avendo avuto la formazione di Sant'Annibale Maria di Francia, il quale incentrava tutto sulla vocazione, e un giorno nel mio sconforto lui mi dice: guarda che non sei una persona insignificante, tu sì sei uno scarto, ma il Signore su di te vuole poggiare delle fondamenta importanti, muoviti. Guardate, tutto è nato da questo concetto interiore. Da lì ho visto tanti ragazzi che erano rinchiusi in casa, ho visto tante famiglie che erano sotto le grinfie della malavita e quindi è nato il progetto della liberazione di questo territorio. Ho preso quel territorio che aveva 80 ragazzi che frequentavano il catechismo. Poi siamo arrivati a 500 ragazzi, insomma, non sto a descrivere tutto, però ciò che ha mosso il progetto è stato un giorno quando una signora venne al catechismo e io le chiesi: come mai non viene con suo marito? E dice: mio marito si trova al nord e lavora lì. In realtà stava in via Andria 300, nel carcere di Trani. E da lì è nata in pratica la passione: se sono il parroco di tutti, devo essere il parroco che deve andare anche a visitare i carcerati. Ce lo dice Matteo 25, dove ci chiede di stare attenti anche a coloro che hanno commesso degli errori. L'uomo non è il suo errore, così è iniziata l'avventura, ecco, di abbracciare questi nostri fratelli carcerati. Don Riccardo, stiamo vedendo le immagini di questa masseria fortificata a San Vittore, luogo di riabilitazione e di reinserimento appunto per decine di detenuti ed ex detenuti. Sono 10 ettari di terreno, c'è la frutta, c'è l'orto, c'è il vento, lo stiamo percependo attraverso questo collegamento. Ci sono gli ulivi ed è sicuramente un posto che fa bene al corpo e allo spirito. Allora, ci racconti, tutto questo nasce grazie anche alla cooperativa a mano libera. Ci racconti com'è la giornata tipo delle persone che lavorano a San Vittore, appunto San Vittore, siamo a Allora, Trani in questa masseria. Però Don Riccardo, ecco, deve inquadrarsi meglio col telefono, perché se no non la vediamo. Ecco, bene, grazie. questo progetto, le dicevo, nasce lì, però poi dopo si è sviluppato quando è venuto il vescovo Monsignor Luigi Manzi, che ha visto due sacerdoti che avevano questa esperienza di vicinanza. Ecco, a questi nostri fratelli che si erano persi per i loro errori, dice: non deve essere più un progetto di due persone, ma deve essere di tutta la diocesi. Poi è diventato progetto della Caritas italiana, poi della Conferenza Episcopale italiana. Com'è la giornata tipo? Guardate, la giornata è scandita dalla preghiera, dal lavoro e dallo stare insieme, mangiare. Ecco perché lo sottolineo, perché
San Paolo ci dice che deve essere il frutto del proprio lavoro, quello che noi mangiamo. Beh, noi riprendiamo quelli che sono i concetti basilari del vivere da cittadini, da buoni cittadini e poi da buoni cristiani. Quindi alle 6:30 durante il periodo estivo ci alziamo alle 6 e raduno, poi alle 6:30 facciamo un po' di preghiera, poi colazione, 6:30 iniziamo a lavorare. Lavoriamo, porto un esempio, prima facevamo in una giornata 4-5 anni fa 10-20 kg di taralli, oggi in 7-8 ore ne facciamo 600 kg di taralli. Bisogna insegnare, ecco, il lavoro, quindi significa che è un'arte sempre facile ma è difficilissima, soprattutto per chi non ha mai lavorato. L'insufficienza della misura di afflizione in carcere, dove non ci sono, sono pochi gli educatori, è poca la rieducazione, questo ci ha spinti, ecco, a tirare fuori questo progetto che tutto è costituito nella cooperativa Mano Libera. Vedete, anche lo slogan ha un significato profondo. Noi abbiamo anche coloro che hanno ammazzato, per cui si sono sporcate le mani di sangue. Noi diciamo, bene, riscattiamoci, restituiamo quello che abbiamo tolto. Per cui le mani vengono impastate, cioè inserite nella farina. Lì sono sporche, ma hanno la capacità di creare quella bontà di quel prodotto che lei ha descritto. Quindi è basato sul riscatto, e quando uno serve questa restituzione, ecco, diventa, lascia una scia di profumo, e che è il profumo tipico del tarallo. Qui invece è il profumo di chi vuole mettersi in gioco, di chi vuole dire a tutti, guardate, cambiamo la mentalità anche nei confronti di chi ha sbagliato. Il Signore lo fa con me ogni giorno, noi facciamolo con gli altri. Questo è il senso di questo progetto. Dire a tutti che questo carcere che noi abbiamo ancora in piedi da 200 anni, dove andiamo solo a fare i rattoppi ma non entriamo più nella ristrutturazione, nella innovazione, nella progettualità futura, che non possiamo consegnare ancora questo carcere dove i nostri legislatori sono insufficienti, perché fanno semplicemente un intervento, ecco, di opinione pubblica. Qui invece è un intervento sul cuore. Ieri sera ho avuto un incontro con un affidato che dopo 14 anni di carcere ha rivisto i suoi figli, e l'emozione, la capacità di mettersi in discussione. Guardate, è straordinario, è straordinario. Don Riccardo, è straordinario quello che dice lei, ma soprattutto quello che avete fatto e state facendo. Carceri sovraffollate, persone che ahimè si tolgono la vita perché non riescono a sostenere il peso di scontare una pena. Se in tutte le carceri italiane ci fosse la possibilità di lavorare, in alcune ci sono laboratori, ci sono pasticcerie, si realizzano borse, biscotti e tanto altro, però se in tutte le carceri italiane ci fosse un laboratorio e i detenuti avessero la possibilità di lavorare, sarebbe diverso? Ma sarebbe senz'altro diverso. Quando noi diciamo tutti questi laboratori, in realtà diciamo una percentuale molto minima che ci lavora all'interno. Certo. Sapete quante persone lavorano in carcere su una popolazione di 57.000 detenuti? Il 2%. Quindi significa nulla. E poi sapete quante persone durante i 14 anni di detenzione che magari si fanno, quanto tempo lavorano? Saranno circa un anno. Perché? Perché appunto non c'è il lavoro in carcere, e molti dei soldi finiscono per tenere in piedi la struttura carceraria. Si spende più di 3 miliardi
3 miliardi di soldi per solo portare avanti l'amministrazione carceraria, 5 miliardi per tenere in piedi tutta quella che è la giustizia. Allora noi dobbiamo iniziare ad invertire la rotta. Sapete quanti avrebbero bisogno e diritto di uscire fuori con le misure alternative sotto i 4 anni? Più di 10.000 persone. Il ministro sta parlando di misure alternative che io ritengo che sia semplicemente una questione di facciata, ma insufficiente, cioè aprire le caserme, inserire, metterci dentro. Ma se per tenere all'interno di un carcere non ci sono educatori, chi deve stare all'interno della misura alternativa dove uno vuole svuotare e mettere in quest'altri contenitori che saranno sicuramente vuoti? Poi come si costituiscono questi progetti dalla mattina alla sera? Noi abbiamo visto la legge Cartabia, che è già importante ma insufficiente anch'essa, e noi per poterla applicare ci vorranno anni, perché devi inculcare una formazione nei magistrati ma anche nei comuni, perché una cosa bella di questa legge è che non è più l'attenzione solo verso il reato, adesso è l'attenzione anche verso la persona, verso il detenuto. Quindi certo, questo, si sta facendo un passo, ma noi come Chiesa, ecco, visto che ci troviamo in una emittente religiosa, dobbiamo fare di più. Cioè il Vangelo deve essere di carne, deve essere concreto. Noi abbiamo tanti pregiudizi. Io sono passato da 20 anni fa, 2002, quando ho inserito il primo detenuto in parrocchia, a fare un atto quasi eroico di dire: mamma mia, qui i detenuti sono malvisti, hanno lo stigma di stare, dobbiamo tenerli alla larga anche all'interno delle nostre comunità. Io ho inserito un ergastolano. Quindi capite bene, tutte quelle antologie di santi che abbiamo visto, San Filippo Neri e quant'altro, io l'ho sperimentato, che cosa significa mettere queste persone all'interno dei nostri oratori, come un ergastolano deve stare vicino ai nostri figli. Ma l'errore commesso 20 anni prima, la persona non lo è più, ecco, in quello stato così precario, psicologico e anche relazionale, cambia. Don Riccardo, Don Riccardo, io rimarrei con lei a parlare tutta la giornata, ma ahimè i tempi televisivi sono quelli che sono. Lei mi diceva prima: io non ho tempo di guardare la televisione, però insomma, come ieri, sono dei tempi, dei tassativi da rispettare. Vi troviamo sui social, vi troviamo nei supermercati, e quindi Senza Sbarre a Mano Libera, i taralli a Mano Libera, appunto, che nascono grazie a questo progetto della diocesi di Andria, Senza Sbarre. Sì. Posso aggiungere un'altra, visto che ci sono tante persone religiose importanti, facciamo la differenza, sosteniamo questo progetto, appunto, mettendo in atto anche delle forme di scelte dove non è una competizione, ma è semplicemente una scelta. Quando prendiamo anche i taralli, lì c'è un progetto, c'è un uomo che noi sosteniamo anche con degli stipendi. Ogni tarallo, ogni busta di tarallo che viene preso, c'è una possibilità che noi diamo ad un detenuto di riscattarsi e di dire: c'è qualcuno che mi ama. Certo, grazie Don Riccardo Agressi per essere stato con noi, grazie per questo progetto. Vi terremo sotto controllo e magari torneremo a collegarci per sapere come sta andando. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.